Massimo Giordano torna a Novara per presentare il Piano Giovani, migliore occasione non c'era, perché è stata una bella iniziativa questa dei giovani imprenditori novaresi e rivolta proprio a coloro che hanno bisogno di questo Piano Giovani. Ma i giovani sono quelli che oggi hanno più bisogno, faticano a trovare lavoro, abbiamo percentuali di disoccupazione giovanile che sono da Stato del Nord Africa. Ecco perché con il nostro governatore abbiamo voluto fare un piano straordinario per i giovani, ma non come si fanno i piani straordinari all'italiana fatti di bla bla bla, sono 10 progetti per aiutare le imprese che vogliono investire sui giovani e per aiutare i giovani che vogliono fare impresa, che vogliono fare gli imprenditori. Peraltro l'abbiamo scritto insieme ai giovani imprenditori piemontesi, quindi all'associazione, e i risultati che stanno arrivando sono buoni, nonostante non abbiamo investito in un momento di crisi molti soldi per pubblicizzare i progetti, cominciano a tirare. Uno in particolare, il bonus fiscale per le aziende che assumono under 35. Abbiamo i primi dati in Piemonte, le aziende piemontesi che aumentano la base occupazionale si vedono di fatto abolita l'IRAP regionale, quindi non è un aiuto straordinario, ma è un aiuto, diciamo, simbolico che ha la sua forza. Abbiamo avuto prenotazioni per questa misura per 10.500 posti di lavoro nuovi, di cui 5.500 giovani. Per cui, insomma, questa è dimostrazione che cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare oggi chi ha bisogno di progettare il futuro, il proprio futuro, con serenità. Ho usato la parola comunicazione, spesso è difficile anche far conoscere questi progetti. I giovani si muovono su logiche di media diversi, internet, ci sono dei portali della regione dove rivolgersi e avere informazioni maggiori. Sì, ma non basta, siamo stati troppo parsimoniosi, perché comunque abbiamo una linea di questo tipo, però quando si tratta di progetti di questa natura che devono arrivare ai giovani che ne possono beneficiare, adesso abbiamo deciso di investire qualche quattrino, per cui insomma cercheremo di raggiungere capillarmente per quanto possibile tutti i posti del Piemonte e soprattutto arrivare ai giovani. Grazie. Buon lavoro.